bentornati a un nuovo appuntamento con Mattino Verona. Siamo in compagnia con voi in questa mattinata per parlare del nostro tema del giorno, che oggi è maltempo e allagamenti a Verona. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, la nostra città si è spesso trovata a fare i conti con la cronaca nazionale dopo gli ultimi eventi atmosferici eccezionali avvenuti soprattutto questa estate. Le immagini di via 20 settembre, di Interrato dell'Acqua Morta e anche di Lungadige e San Giorgio, quasi completamente sott'acqua, hanno fatto più volte il giro del web nel corso dei mesi. Ma perché Verona si trova spesso a fare i conti con allagamenti sempre più frequenti e quali sono gli interventi in essere per prevenire ed evitare queste situazioni spiacevoli? E proprio di questo, degli interventi che sono stati fatti e che sono in programma nei prossimi mesi, parliamo con Silvio Peroni, direttore generale di Acque Veronesi, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi negli scorsi mesi, in sinergia con il Comune, siete stati impegnati in diversi interventi nelle zone di Veronetta, più soggette infatti agli allagamenti. Quali sono stati i lavori che avete realizzato? Sì, magari faccio una breve premessa ricordando una cosa. Noi come Acque Veronesi ci finanziamo con i soldi che provengono sostanzialmente dalle bollette, e con questi abbiamo il compito, nonché il mandato, di svolgere le nostre attività per quanto riguarda l'acquedotto e la fognatura, quindi diciamo così l'acqua nei tubi, per usare una sintesi. Per quanto riguarda invece quella che è l'acqua che noi definiamo fuori dai tubi, quindi le acque meteoriche, le acque piovane, la responsabilità diciamo diretta è delle amministrazioni comunali, nella fattispecie del Comune di Verona, con il quale noi abbiamo comunque attivato un contratto di manutenzione attraverso il quale andiamo appunto a mantenere la rete responsabile di raccogliere e recapitare le acque meteoriche. Detto questo, è importante sottolineare un fatto, ovvero siamo certamente responsabili di quelle che sono le opere di manutenzione, le attività di manutenzione, ma visti i fenomeni recenti che stanno accadendo, quindi questi fenomeni di precipitazioni intense di breve durata, è evidente che le manutenzioni non sono più sufficienti, ma è necessario fare degli interventi strutturali, quindi delle opere che vanno in qualche modo a modificare quello che è l'impianto attuale, quelle che sono le reti e gli impianti esistenti, che risalgono ormai a 50-60 anni fa. Da questo punto di vista noi abbiamo aperto un tavolo tecnico, abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare con il Comune di Verona. Nel tavolo tecnico parteciperanno ovviamente anche altri enti, principalmente direi l'organizzatore di questo tavolo tecnico, che è il coordinatore, che è il Consiglio di Bacino, parteciperanno probabilmente strada facendo anche tutti gli enti diciamo interessati, dal Consorzio di Bonifica al Genio Civile e ai progettisti e agli esperti necessari per portare avanti questi studi e questi progetti che dovranno in qualche modo mitigare questo fenomeno nei prossimi anni. Detto questo, noi in contemporanea stiamo anche cercando di intervenire in modo tale da contrastare anche nel breve questa problematica. A questo proposito abbiamo fatto interventi, come lei citava, a Veronetta, in due bacini, bacino A e bacino B, uno è quello di Santo Stefano e l'altro è quello di Piazza Isolo. Abbiamo fatto interventi anche a Portoni Borsari, principalmente. E ecco, giusto per citare questi ultimi, ricordo che tutto ciò che noi abbiamo fatto è assolutamente utile ed efficace, evidentemente non è sufficiente. Attorno a questo tavolo tecnico di cui parlavo in precedenza è in previsione di studiare e progettare il proseguimento di questi lavori affinché le opere che andiamo a realizzare siano appunto in grado di contrastare la gravità ulteriore che i fenomeni cosiddetti delle bombe acqua e di precipitazioni così drammatiche, direi, hanno manifestato e si sono manifestati in questo ultimo periodo. Certo, quindi insomma con il tavolo tecnico che citava prima, insieme con il Consiglio di Bacino Veronese, diciamo state progettando anche di cambiare quindi quelle fognature di cui parlava in apertura, ossia fognature, ricordiamo, vecchie di parecchie decine d'anni.
Certo, diciamo che ci siamo concentrati in questa prima fase, come del resto si fa quando si progetta dal punto di vista idraulico, sulla parte bassa, o penso nello specifico Veronetta. Una volta adeguata la capienza di raccolta della parte bassa, parlo di Piazza Isolo e Piazzetta Santo Stefano, è chiaro che si parte e si va a risalire verso la parte alta. In questo senso probabilmente le soluzioni che potrebbero emergere non saranno solo ed esclusivamente soluzioni che vanno ad insistere sulle condotte e sulle tubazioni, ma probabilmente saranno anche soluzioni diverse, immagino vasche di laminazione, per esempio pozzi disperdenti, ovvero soluzioni che fanno sì che l'acqua venga in qualche modo fermata prima che arrivi nelle zone basse, perché nel momento in cui arriva nelle zone basse, in quella quantità, in quella misura, chiaramente diventa difficile poi raccoglierla e recapitarla in adice. Certo, certo. Ecco, c'è una data, insomma, avete in essere qualche intervento per il prossimo futuro, quindi nei prossimi mesi? Ma per i prossimi mesi direi che siamo riusciti a intercettare fonti di finanziamento alternative, perché ricordo, come ho detto all'inizio, che con i soldi della bolletta noi non possiamo, secondo il nostro mandato, effettuare interventi che riguardano le acque meteoriche. Siamo riusciti a intercettare circa 5 milioni di euro dalla regione. Sono soldi che sono stati destinati sostanzialmente al fenomeno Vaia, che risale al 2018. Con questi 5 milioni andremo a realizzare nei prossimi mesi, direi nell'arco di 2 anni dovremo riuscire a metterli in cantiere e a terminarli tutti, alcuni interventi su zone che sono state definite critiche già da qualche tempo, proprio perché in queste zone esistevano gli allagamenti. Mi riferisco in particolare a circa 2 milioni e mezzo che sono stati destinati alle aree nelle vicinanze della zona stadio, 1.100.000 circa che insiste sulle aree di Avesa, Montorio e Via Colombo, che come tanti sapranno, insomma, è spesso purtroppo protagonista di allagamenti veramente difficili da gestire. Altri 400.000 euro nella zona di Verona Sud in via Chioda, e poi altri 500.000 euro ancora su Porta Borsa, lì dove riteniamo di poter decisamente migliorare la situazione attuale. Certamente. Benissimo, allora noi ringraziamo Silvio Peroni, direttore generale di Acque Veronesi, per essere stato con noi questa mattina. Grazie, alla prossima. Grazie, arrivederci, buona giornata. Benissimo, allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento tra qualche minuto per una nuova intervista sul nostro tema del giorno, maltempo e allagamenti a Verona. A tra poco.